Buongiorno a tutti, benvenuti su YouChef.tv. Io sono Andrea, esponente di Cucina Ignorante. Oggi prepareremo insieme degli spiedini di carne aromatizzati. Vediamo insieme cosa ci serve per realizzare questo piatto. Partiamo dalla carne, in questo caso è agnello, potete usare anche della carne di maiale, le arachidi, il peperoncino, il coriandolo, lo zucchero di canna, la soia, scalogno, aglio, lime, olio, pepe bianco e un bicchiere d'acqua. Per prima cosa frulliamo le arachidi che la redazione ha sgusciato e in qualche caso mangiato. Frullate le arachidi, non ci rimane che tritare lo scalogno e l'aglio che poi andremo a soffriggere. Ci accingiamo ora a preparare una delle salse più porche che avrete mai assaggiato, quindi dovremo fare un soffritto di aglio e scalogno, poi aggiungeremo il peperoncino, lo zucchero di canna, il coriandolo, infine la soia, l'acqua, lasceremo andare un pochino e poi aggiungeremo le arachidi tritate. La salsa è in preparazione sul fuoco. Una volta aggiunte le arachidi, vi consiglio di aggiungere un bicchiere e mezzo di acqua per creare una densità migliore della salsa e dovrete lasciarla andare per un 8-10 minuti circa. La salsa è ormai pronta, adesso praticamente prenderemo un po' di salsa e la toglieremo dalla pentola e la frulleremo per il servizio in tavola. Nel frattempo andremo a preparare gli spiedini. Ricordatevi di bagnare questi, così quando andranno in forno non si bruceranno e l'aspetto estetico sarà migliore. Prepareremo, dicevo, gli spiedini, li metteremo a marinare nella salsa avanzata, li lasceremo lì un 10-20 minuti, dopodiché li toglieremo e li passeremo in forno per un 15-20 minuti. Abbiamo appena frullato la salsa che servirà poi per l'impiattamento. Gli spiedini stanno marinando nella padella, ovviamente fuori dal fuoco. Adesso taglieremo il lime che aggiungeremo sia alla salsa di impiattamento che alla marinatura. Gli spiedini sono pronti, hanno marinato e adesso sono pronti ad entrare nel forno a 170 gradi per 10-15 minuti circa. Gli spiedini sono pronti, adesso aggiungeremo un filo di pepe alla salsa e poi procederemo con l'impiattamento. Il piatto è pronto e non rimane che augurarvi buon appetito.